Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo 941 e sono caduto nell'acqua, sono un pirla, sono porca miseria. Allora, vediamo di riuscire a uscire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Signori, benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo 941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. E signori, siamo all'episodio, se non sbaglio, 94 forse, tra un po' arriviamo all'episodio 100. Io ce la sto mettendo tutta, signori, per dare costanza al canale. E se tutto va bene usciranno altre serie anche da ottobre in poi, ma tutto dipende da voi, signori. Tutto dipende da voi e aiutarmi a crescere il canale. Basta un semplice clic sul tasto di iscrizione e poi anche un bel like e un commentino se vi fa piacere. A me sicuramente sì, e sono pronto a rispondere a tutti quanti. Signori, come ci siamo lasciati ieri, proseguiamo anche oggi con la sistemazione del nostro stagno volante. Dici, ma è utile questa cosa? No, assolutamente no, è solamente una cosa in più nella nostra isola volante che vogliamo. Sì. Perché in uno dei primi video avevo detto, forse nel primo video, ora se qualcuno va a controllare magari potrebbe essere interessante la cosa, ma se non sbaglio nel primo video avevo detto che avremmo dato un nome a una rana, perché non avevo mai visto le rane su Minecraft. Sono rimasto scioccato quando ho visto che ci sono anche le rane su Minecraft e quindi avevo detto questa cosa. Alla fine non abbiamo mai catturato una rana, non gli abbiamo mai dato un nome, però se adesso facciamo un bello stagno e ce ne buttiamo dentro due, che poi faremo anche queste riprodurre, che cosa fighissima, signori, avremo uno stagno pieno di rane, tutte nostre, signori, decisamente tutte nostre. Allora, continuiamo con la costruzione di questo cazzone di lago che stiamo cercando di portare a termine, e oggi dobbiamo riuscire a finire qui la base, così possiamo anche un attimino iniziare a mettere l'acqua, far prendere forma a questa struttura che, vista così, dici ma che gran cacata, ma vedrete signori, fidatevi di me, vedrete che verrà fuori una cosa carina. Ci sono cose carine nel nostro mondo? No, decisamente no. Però illudiamoci che ci siano, signori. L'illusione è sempre la cosa più carina. Ognuno si può illudere di qualsiasi cosa. La realtà è tutta diversa. Però, mai dar... Bisogna sempre dar spazio alla fantasia. Sempre dar spazio alla fantasia e alle illusioni. Così uno può sempre avere un piccolo briciolo di libertà. Ecco, mettiamola su questo piano. Ok, io in tutto questo sto parlando a vanvera, stiamo riuscendo a chiudere tutto quanto. La cosa graziosa è se chiudo tutto e poi le rane mi scappano da qualche parte. Ho già finito 64 blocchi, ottimo! Bene, qualcosa mi dice che la terra che abbiamo recuperato non ci basterà mai. No, vabbè dai, 55 blocchi per chiudere questa zona di qua ci bastano. E che cavolo, neanche se dobbiamo veramente fare chissà che cosa... No, cosa cazzo l'ho fatto? Come ho fatto a fare questo switch? Non voglio piazzare le torce, devo piazzare la terra. Come ho fatto a fare lo switch? Ecco, se la pioggia realmente riempisse i buchi sarebbe una cosa ottima, perché ci eviterebbe di dover piazzare tutta l'acqua, che sarà una grandissima rottura di scatole. Però lo faremo signori, non vi preoccupate. L'obiettivo di oggi è completare il terreno e lo stiamo completando. Dobbiamo mettere un blocchetto qui, che ricordo perfettamente avevamo un buco. Ok, dobbiamo salire di qua? No, perfetto. Completiamo questo buchetto qui al centro. Allora, se mi rimane terra vorrei fare un pochetto meglio questa zona di qua, ma da quello che vedo terra non me ne rimane. Tre blocchi, che ci faccio con tre blocchi? Voglio semplicemente chiudere questa zona di qua e devo andare a recuperare un altro po' di terra, signori. Rapido taglio, questa volta ve lo taglio e recupero la terra e ci vediamo appena iniziamo a piazzare l'acqua, signori. Ok, signori, siamo tornati. Piazziamo questi ultimi blocchi così a giro. Ok, e facciamo anche un così. Sì, così diamo una sorta di base a questa zona. Perfetto. Oserei dire che mi piace. Potremmo anche metterci... Ma potrebbe venire una cosa carina, sapete? L'unica cosa che voglio fare è
sostituire questi con della sabbia per dare un colore diverso, ma le rane sulla sabbia non ci stanno. Che cazzo c'entrano le rane con la sabbia? Niente, leviamo questa sabbia da in mezzo agli occhi prima che faccia solo guai. E signori, allora io direi che possiamo iniziare a piazzare l'acqua. Direi di sì, direi di sì. Iniziamo a piazzare l'acqua, mettiamola qui. Ovviamente io sono scemo, ho solamente un blocchettino. Allora dobbiamo. Aia! Ho recuperato un altro secchiello d'acqua, signori. Sì, lo potevo un attimino organizzarmi anche prima. Sì, vi farò un taglio per portare l'acqua sopra. No, no, questa volta no. Vi ho risparmiato il passaggio della terra, ma il passaggio dell'acqua non ve lo risparmio. Fate con me questo bel giro coti coti. Coti coti vuol dire giro vicino vicino, stretto stretto. Non so se coti coti sia una parola siciliana o italiana, però coti coti, vicino vicino. Stretto stretto, ok. Abbiamo così due secchielli di acqua. Dovremmo aver automaticamente creato una sorta di fonte infinita e questa cosa a noi fa tanto piacere perché se l'abbiamo creata possiamo riempire tutto. Mettilo lì. Allora, dobbiamo levare queste torce dalle mani prima che esco pazzo. Ok, riesco a prendere qui l'acqua senza creare danno. Sì, ok, abbiamo la nostra fonte infinita, signori. Piazziamola un po' ovunque. Ok, questo è un po' un lavoro da sbattimento, però lo facciamo anche questo, signori. Ok, prima parte del laghetto completata. Ora dobbiamo andare a creare anche la seconda parte del laghetto, che sarà un po' più da sbattimento, perché prima dobbiamo fare tutta la parte bassa, signori, perché sennò. No, non dovevi prenderlo da lì, brutto scemo. Devi prenderlo da qua. Da qua prendilo. Oh, perfetto. Ok, mettilo qui. Lì mi manca. Quindi recuperiamo questo e lo mettiamo qui al centro. Giustamente le correnti rompono solo le scatole. Recupera questo e mettilo lì. E mettilo lì. Recupera di qui e lo metti qui. Recupera di qui e lo metti lì. Qui siamo a posto. No, ancora no. Recupera di qui. E lo metti qui. Qui adesso siamo a posto. Ok, recupera di qui e mettilo di lì. Recupera di qui e mettilo di lì. Recupera di qui e mettilo di lì. Cosa hai fatto in questo video? Niente, recupera di lì e mettilo di qui. Che cosa interessante. Sì, decisamente sì. Però adesso c'è molta meno corrente e questa cosa a noi piace tantissimo. Ma qua mi sembra tutto abbastanza fermo. Fermo, fermo. Questo è fermo, sì, perfetto. Quindi andiamo a completare questa zona di qua. Dai, è così. Dobbiamo fare anche tutto lo strato superiore, signore, perché qui l'acqua deve essere più alta. Ok, allora lì è fermo, fermo, fermo. Non è fermo. Ok, adesso è fermo. Perfetto. E adesso andiamo a mettere l'acqua qui. Diciamo che questa volta sono buona, signori. Ve lo taglio. Questo ennesimo giro di acqua ve lo taglio. Ve lo taglio. Voglio essere buono e comprensivo prima che mi mandiate a cacare. Quindi, questo giro di piazzamento di acqua generale ve lo taglio. Ve lo taglio, non vi preoccupate. Ok, signori, vi ho tagliato tutta la rottura di scatola del piazzare acqua, che è stata realmente una grandissima rottura di scatole. Allora, noi adesso aspettiamo un attimino che quest'albero cresce. Mentre quest'albero si decide a crescere, noi facciamo un giro più largo di questi legni, lo facciamo di betulla. Intanto lo facciamo così, perfetto. Facciamo intanto un giro di uno, perché nella parte centrale andremo a mettere, abbiamo detto, il vetro. Quindi dobbiamo un attimino avere spazio per poter girare attorno alle nostre rane, se no non ha molto senso. Quindi facciamo un giro veloce di questa betulla per allargare, che poi ovviamente allargheremo ancora di più, ma eventualmente questo lo faccio poi off camera, perché tanto il passaggio è semplicemente questo: piazzare questi blocchi così, piazzare questi blocchi così e andare avanti. Sì, possiamo anche tranquillamente piazzare il vetro e non rischiare di cadere male giù nel mare, nello stagno, e poi dover avere la cosa di risalire. Quindi piazziamo tutti questi blocchi così, abbiamo quasi finito. Dopodiché, sperando che quell'alberello si decida a crescere, se no ci vado di bombil pesante, andiamo a piazzare delle canne da zucchero. Poi andiamo a piazzare queste ninfee.
andiamo a mettere pure a terra. Mettiamo le ninfe nell'acqua così le nostre rane possono tranquillamente giocare e sentirsi a casa. Ok, andiamo a mettere delle liane nell'albero, semmai si deciderà a crescere. Quindi, allora, un passo dopo la volta. Allora, recuperiamo. Ce li ho qui nella cassa. Questa che sta diventando la cassa dei lavori, praticamente. La cassa dei lavori. Vabbè, allora abbiamo le ninfee. Perfetto. Poi dimmi che qui c'ho delle. Perfetto. Delle cesoie. Allora iniziamo a fare così. Così. Recuperiamo anche le canne da zucchero che sono qui. Dammene meno 7, penso mi bastano. Dovremmo recuperare anche quei cosi che ci sono, ecco, tipo questi di qua, che se non sbaglio si recuperano con questo. Bene, bravissimo. Bravi tutti, come direbbe uno youtuber famoso. Me ne fai recuperare qualche altro? Recuperiamo anche queste, signori. È vero che le posso recuperare pure da casa mia, però quando le riesci a prendere da qualche altra parte è sempre più bello. Ok, quante ne abbiamo prese? 5, non ci basta mai nella vita. Recuperiamo qualcun'altra di queste che diamo colore al nostro fondo di stagno. Allora, non mi ricordo come si fanno a copiare dai così, perfetto. Qualche altro? Devo riempirci tutto l'albero, se mai si deciderà di crescere quel cazzo di albero. Quindi diciamo che ce ne servono un bel po'. Allora, facciamo interrogare. Ne abbiamo 13, foglie non ce ne servono, 6 di quelle, penso che 13 ci bastano. Quindi ritorniamo su. Abbelliamo un attimino il nostro bellissimo laghetto artificiale, se mai riesco a trovare la zona dove cazzo va a salire. Sì, dobbiamo mettere anche delle altre bacche luminose sotto casa nostra, signori. Dovremmo un attimino anche fare quest'altro passaggio, perché casa nostra si sta espandendo sempre di più. Anche dei bambù potremmo metterci, mi piace l'idea. Dammi dei bambù che spuntano fuori dammene tre, va, senza esagerare, anzi quattro. 4, ne voglio 4. 4 bambù che sparano fuori dal nostro lago che non c'entrano niente perché i bambù non ci stanno nelle paludi. Ma noi ce li mettiamo, signore. Noi ce li mettiamo. Cazzo se ce li mettiamo. Allora, facciamo anche così. Perfetto. Così, allora, iniziamo a mettere questi sul fondale. Così gli diamo un attimino di colore al fondale. Potremmo metterci anche come cazzo si chiamano? Quelle che crescono, come cazzo la si chiamano, quelle che crescono e poi tu le puoi utilizzare come carburante. Intanto le ho finite. Porca miseria, così poche? Ottimo. Allora, i bambù io li sparerei qua sopra, tipo 1 e 2, così, proprio ad angolo, che mi piace tantissimo la cosa. 1 e 2, così. Non sono messi proprio alla stessa maniera, infatti tu ti devi levare da qui. Staccati, mamma mia, che sei attaccato alla vita. E attaccati qui, perfetto. Le canne da zucchero le metterei una, due, una, due, una, due, una, due, tre e quattro. Va bene così, va bene. E cinque, via, via. Le ninfe le spariamo un poco così a caso. Abbiamo tante, le possiamo mettere dove cazzo la vogliamo. Così. Dai così, ok. Sta venendo bene il laghetto, il nostro laghetto volante. Uno qua ce la metterebbero così a caso. Perfetto, cosa ci rimane? Questo se l'albero si decide a crescere. L'albero si decide a crescere, che bravo il nostro albero. E allora, dai, dai così, metti una lì, una qui. Allora, se mi bastano per metterle da tutte le parti, una qui, una qui. Intanto cerchiamo di riempire una qui, tutto quanto l'albero. Una qui, l'avrei preferito un pochetto più alto sto cazzo di albero, mannaggia. 5, mettimene una lì, una lì, una lì, una qui. Dove mi mancano? Là nell'angolo più o meno l'ho messa. Penso basta, no? Vabbè, ne abbiamo le ultime due, le piazziamo dove cazzo la vogliamo. Una la mettiamo lì, qui c'è, nell'angolo c'è, qui mi manca da qualche parte, magari me la mettiamo qui al centro, ecco, perfetto. E queste poi andranno a crescere anche loro.
Dai, la nostra piccola oasi, signori, che cosa carina, veramente. Facciamo solo il primo giro di vetro, dopodiché ci fermiamo qui, signori. Per il video di oggi ci fermiamo qui. Domani ultimiamo il giro di vetro, che tanto abbiamo cotto ed è già bello e pronto, male che vada, lo possiamo cuocere tutto l'altro. Andiamo a fare il nostro primo giro di vetro. Il nostro primo giro di vetro, dove cazzo lo sto andando? Di qua, ok. E così da delimitare un attimino la zona. Ovviamente questa zona di qua no, perché qua dovremmo andarci a mettere, dovremmo farle entrare le nostre ranocchie. Non è che le possiamo tenere, non è che possiamo chiudere tutto e lasciare le ranocchie fuori, non mi sembra per niente il caso. Quanto saliremo col vetro? Ma signori, io penso che 4 blocchi, anche 5 blocchi di vetro non dovrebbero poter saltare tanto queste ranocchie. 5 blocchi di vetro sono tanti, quindi direi che 5 blocchi di vetro, sì, sarà questa la nostra altezza praticamente. 5 blocchetti di vetro. Ci abbiamo tutto questo vetro? Ci abbiamo, non lo so se ci abbiamo tutto questo vetro, ma lo faremo, in qualche maniera lo faremo. La nostra oasi, signori, sta prendendo forma rispetto a ieri, è un po' più carina, decisamente sì, e conferma la sua totale inutilità, però va bene, signori, però va bene. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!